Il Comitato delle Regioni dell'Unione Europea ha appena approvato, a larghissima maggioranza, con 153 voti favorevoli, 4 astenuti e 4 contrari, il parere che è sottoposto all'approvazione della seduta plenaria. Un parere che riguarda i rischi per la democrazia legati a forme di inquinamento nella formazione della volontà, per esempio con l'abuso di fake news o con altri strumenti che distorcono la realtà, ma nello stesso identico momento la possibilità di frenare anche tentativi di intervenire sulle elezioni attraverso strumenti tecnologici, anche da paesi diversi e quindi con un rischio di inquinamento della democrazia. Il parere prevede un sostegno all'iniziativa della Commissione europea in questa materia, ma prevede anche partecipazione tra i cittadini e favorire attraverso la partecipazione anche l'esercizio dei diritti democratici, anche per i cittadini mobili, per quelli che risiedono in altri paesi dell'Unione europea e che possono avere la possibilità di essere anch'essi eletti e di svolgere le loro mansioni anche a livello comunale o a livello regionale. È un fatto molto positivo che il parere di un italiano sia stato approvato a così larga maggioranza su un tema così delicato.